Tempi duri per il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Dalle indiscrezioni filtrate, la prossima settimana potrebbero esserci dei provvedimenti a suo carico da parte del governo, una sorta di diffida relativamente appunto alla sua condotta inerente all'organizzazione dei giochi del Mediterraneo. Melucci verrebbe accusato per un comportamento in realtà, come dire, ostruzionistico nei confronti del commissario Ferraresi. Avete visto anche che più volte il commissario ha chiesto a Melucci all'amministrazione comunale la presentazione dei progetti appunto inerenti ai vari impianti sportivi, e Ferraresi non avrebbe ricevuto alcunché. Una serie di comportamenti molto acidi da parte di Melucci nei confronti di Ferraresi, ma un comportamento che quasi darebbe l'idea, quasi un comportamento, come dire, fanciullesco, per così dire, dal punto di vista politico. Melucci voleva a tutti i costi la costruzione del nuovo stadio e non la riqualificazione dello stesso. Melucci voleva un impianto a 16.000 posti, un nuovo impianto. Non ci sono proprio i tempi tecnici di realizzazione dello stesso, ed ecco che Melucci si mette di traverso rispetto al commissario Ferraresi. In questo modo non è una questione, come dire, di antipatia personale tra i due, ma è un comportamento, quello di Melucci, che finisce per creare dei ritardi appunto nell'organizzazione dei giochi del Mediterraneo, ritardi che diventerebbero pesanti e forse anche insormontabili. Melucci, devi capire, forse non lo vuoi capire o fingi di non capire, fattene una ragione. Il governo ha stabilito che c'è un commissario e tu devi rispettare il commissario, ma non per una questione soltanto personale, ma tu devi fare gli interessi della città, e quindi le tue le tue rabbie, la politica dei dispettucci che vuoi fare non fa certamente il bene di Taranto, anzi fa il male di Taranto. Quindi il governo emetterebbe questa diffida, sarebbe una sorta di cartellino giallo, e poi credo che se Melucci dovesse reiterare i suoi comportamenti dal governo definiti di ostruzionismo, penso che potrebbero esserci, prese di posizioni e decisioni e provvedimenti da parte del governo ben più importanti della diffida. E cosa non secondaria, lo stesso presidente del CONI Malagò ha espresso il suo profondo disappunto proprio con riferimento al comportamento del sindaco Melucci.